Il primo giorno d'aprile, essendo un venerdì, si è aperto con tante nuove uscite musicali. Tra queste c'è anche 1v1, il dissing a Rondo firmato Gallagher, Traffic e Afrik Hills, un emergente di New York. Gallagher non è nuovo a dissing e beef di vario genere, infatti, come molti di voi ricorderanno, nel corso degli anni l'artista romano ha avuto scontri con diversi colleghi come Tony F, Jamil, Vacca e Mambolosco. Molti di voi ricorderanno che la rivalità tra il rapper romano e Rondo ha avuto il suo massimo sfogo dopo una serata in Corso Como. Gallagher, in compagnia di Elia 17 Baby, si era scontrato con Rondo e il suo gruppo nella nota via della Movida milanese ed erano arrivati alle mani. Tutto si conclude senza gravi conseguenze, per fortuna, con i due ragazzi romani che a loro dire avrebbero tenuto testa a Rondo e il suo gruppo, circa 40 persone. Passiamo ora ad analizzare alcune parti del testo presenti in questo nuovo dissing. L'attacco della prima strofa è affidato a Gallagher, che subito dice a Rondo di essere finto, costruito e che tutti i soldi che mi lanta di avere in realtà non sono così tanti come vuol far credere al suo pubblico. A Roma duri un attimo, i sicari ti si fanno, ti sequestrano in un attimo. Qua il tono di Gallagher diventa più minaccioso, quasi consiglia a Rondo di non farsi vedere a Roma perché potrebbe trovarsi in guai seri. Infatti continua dicendo: uno contro uno, schiaccio la tua fascia contro il muro, bitch. Anche in questo passaggio il trapper romano ci va giù pesante e invita il collega a risolvere le cose da soli senza intromissioni. La strofa prosegue con: ti trovano al verano oppure sotto il cemento. Il Verano è un cimitero comunale della capitale, quindi sembra abbastanza chiaro il riferimento del trapper capitolino, che allude ad una fine tutt'altro che bella per l'artista di Seven Zoo. Dopo la strofa di Gallagher arriva quella di Afrik Hills. Il rapper statunitense attacca in vario modo Rondo, dicendo con frasi minacciose che non deve avere problemi con Gallagher, perché se no ne avrà anche con lui. Il pezzo forte della sua strofa è probabilmente quello in cui dice: 700 chain fake, why the fuck you post? Who the fuck is you, Drew? If I was you, I'd go poke. Non è il primo ad accusare Rondo di avere gioielli falsi e per questo per lui è un chiaro segno della falsità del rapper di San Siro e della sua ricchezza che tanto millanta. Insomma, secondo Afrik Hills e i due trapper romani, Rondo non è altro che un personaggio costruito a tavolino che racconta un passato e delle esperienze mai vissute. La strofa finale è di Traffic, che anche lui segue il filone di Gallagher partendo con più o meno la stessa frase. Uno contro uno, te lo sai che ti distruggo. Anche Traffic vorrebbe tanto fare questo famoso incontro uno contro uno e sistemare la faccenda non più su un beat ma passando alla violenza fisica. Continuando, l'artista romano dice: ti lascio steso morto, 30 buchi sul tuo corpo, mamma bicio puto rondo. Questo passaggio del testo non ha bisogno di troppe spiegazioni, visto che le parole sono chiare e dirette e non lasciano spazio ad una diversa interpretazione. Traffic, nella parte finale della sua strofa, torna a ribadire di voler affrontare Rondo in uno contro uno. Infatti dice: vieni a Roma centro, omicidio sul mio treco. L'invito a risolvere le cose faccia a faccia nella loro città pare chiaro. Traffic dice a Rondo di far vedere a tutti quanto è coraggioso e di non comportarsi come uno di quei rapper che parla senza poi far corrispondere i fatti. Vedremo se l'artista di Zona 7 vorrà rispondere o se invece ignorerà l'accaduto, concentrandosi solo sulla sua carriera e sulle prossime uscite musicali. Cosa ne pensate di questo dissing? Credete che Gallagher riceverà una risposta da Rondo? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video.